questo derby della capitale che viene giocato a Rieti per la Scopigno Cup. E la Roma attaccherà, ripetiamo, da sinistra verso destra. A proposito di abilità in questa categoria, di essere un riferimento offensivo bravo nella sponda, e la Lazio che riparte. Del Mastro entra in area di rigore, possibilità di conclusione che avviene, ci mette la mano sinistra, ma c'è l'intervento del... C'è Cangiani vicino a sé, vicino a lui, riceve il pallone, ancora Cangiani, prova a andarsene in mezzo a due avversari, Cangiani... Poi c'è una deviazione che stava per impensierire, Furlanetto, bravo comunque... Ha dato Cangiano. È stato impreciso l'intervento difensivo di Petricca, non ha voluto rischiare, ha messo la palla in corner. Eccolo qui Cangiano, effettua adesso il cross, interessante per il colpo di testa di Meo. Pallone lungo per Del Mastro, poi scatta Cerbara, ingaggia un duello con Laurenzi, alla meglio il giocatore della Lazio, entra in area di rigore, la conclusione, il gol! Lazio che si porta in vantaggio, ha un po' dormito la difesa della Roma, in particolar modo Laurenzi, ma è stato bruciato dallo scatto del giocatore biancoceleste che ha portato in vantaggio meritatamente la Lazio, almeno in questa azione. Ha fatto un grandissimo gol Cerbara perché è partito dai 30 metri, ha sterzato, è riuscito a eludere l'intervento di Laurenzi in velocità, è entrato in area da quella posizione, favorito anche dal rimbalzo del pallone, ma lì ha avuto la prontezza, la scaltrezza e la tecnica di calciare di collo piede potente alla sinistra di Cardinale. Dove... Cangiano prova la conclusione dalla lunga distanza. Cangiano, puntano avversario, entra in area di rigore, prova a saltarne un secondo, poi conclude ma in maniera... ...il corner che viene mosso a due per arrivare al centrocampo per cercare il tiro. Conclusione di Silipo. Sinistra. Saltare la cerniera dei tre centrocampisti per verticalizzare, cercare lo scambio, il tiro, in questo caso è stato ribattuto all'ultimo. Parodi prova la conclusione dai 30 metri e impegna. E questa è l'altra soluzione, cercando di attaccare il primo palo, arrivare a rimorchio con i centrocampisti e soprattutto il nuovantato Bucri che è forte nel gioco aereo. Attenzione, c'è una traversa. Ripunizione dunque in favore della formazione biancoceleste. Poco più di 6 minuti alla fine della partita. Esterno. Calafiori, la conclusione a giro, chiede lo scambio, lo ottiene, Simonetti potrebbe concludere, ecco la conclusione ed ecco tutti i suoi compagni, Furlanetto è andato a levare il pallone dall'incrocio dei pali, sulla conclusione ce n'è un'altra adesso, ce n'è un'altra adesso con il pallone, con la Roma che pareggia, la Roma che pareggia perché il pallone sulla conclusione di Parodi aveva già superato seppur di poco la linea di porta. Sì, Furlanetto aveva fatto una parata incredibile sul tiro di Simonetti e ha messo la palla in corner. Su questa respinta c'è stato il tiro da fuori area, Furlanetto in due tempi non è riuscito a eludere l'intervento. Già nella prima parata secondo me la palla era entrata. Eccola qui, la conclusione di Parodi. Eh sì, è già nel primo tiro da parte di Simonetti. Vincitore dello scudetto nel 70, la Lazio, Nicodemo ha di fronte a un avversario, prova a saltarlo, vince un contrasto, Nicodemo la conclusione, ancora Nicodemo sulla corta respinta del portiere tra Roma e Lazio nella partita inaugurale dello Scopigno Cup. È tutto, grazie ad Alberto Bollini per i suoi commenti. Grazie, buonasera, pareggio giusto, una partita equilibrata.